Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Cambia. Cosa? Dico sempre uguale. Dici sempre uguale. È una sinfonia. Ah sì? Sì. Oddio. No. Ognuno ha i suoi gusti. Eh sì. Che bella magliettina, questo celestino. Si è macchiato con l'olio però. Tanto per cambiare. Ecco. Scusa, siamo in tema di europei, d'Italia. Già in clima. Rocio, che fai? Quindi... Bisogna mettere la maglia azzurra, dai. La maglia azzurra. Quindi c'è tutta l'estate verrai con questa maglia. No, solo per gli europei. Solo per gli europei. Allora, siamo tornati in zona Magnanina, che è una zona che ci permette intanto di ricordare Massimo Benigni, l'ideatore di questa trasmissione, che non sarebbe nata senza di lui, scomparso veramente da troppo poco tempo e troppo presto. E una delle sue principali battaglie, anche in tua compagnia, era proprio questa della Magnanina, zona Magnanina, e ci sono tanti problemi a livello di viabilità e mi pare che non siano stati risolti. Qualcosa ha tenuto questo angolino qui di cemento che ha allargato questa curva che non c'era, questo è stato allargato di fatto. È stato fatto in rinforzo a questo fiumiciattolo qui con delle pietre. Il fiume non si vede più perché c'è l'erba altissima che copre completamente il greto del torrente, e se piove quest'erba fa qualche problema sicuramente. Ma perché questa vegetazione, perché la vediamo qui anche in altre zone, non solo nel comune di Arezzo. Ma c'è l'ortica, ma ci può fare ravioli. Tagliatelle. Ravioli. Sì, tutto quello che vuoi. E ma perché non me le tagliate? Perché non ci sono soldi. Perché per tagliare quell'erba ci vogliono i soldi. Ma qui che c'è stato, dovrebbe essere il comune o il famoso consorzio, che non so più come si chiama, Alto Valdarno, insomma, della bonifica? È il Baionne. Questa la sai? No, questa me l'hai già detta l'altra volta. La colpa è del Baionne. La di nessuno, dai, giù, lascia perdere. Qui ci rimpalliamo continuamente, ma tanto non è assolutamente possibile. Le problematiche dell'amministrazione pubblica sono tante, per cui l'erba può crescere tranquillamente senza nessun problema, salvo che non si trovi anche soldi per buttarci il diserbante. Ecco, come fa qualcuno? Sì, ma buttare il diserbante qui vorrebbe dire inquinare poi tutto. Sì, vale, no, il diserbante. Non si vede più il torrente qui. Assolutamente no, guarda, l'erba come cresce bella. Sì. Se nessuno la taglia. E poi già, a parte questo dell'erba, c'è il fatto comunque che qui la strada è veramente stretta e pericolosa, senza protezioni, uno può cadere tranquillamente nel fiume, passerelle così arrugginite, sì, l'abbiamo vista prima, adesso poi magari la rivedremo, ma che poi non è che qui, cioè, ci abitano due persone, cioè è una zona che è abbastanza popolare. Molto abitata questa zona qua. Poi si va su a Villalba, si va sulla Santa Firmina da qui, si va a Caville. Niente, questa strada è destinata così, d'altronde questo fiume non può essere coperto per legge, quindi non è che si possa sperare di allargare sopra il fiume perché sarebbe veramente pericoloso. Le costruzioni ormai sono da tanto che sono state fatte, quindi penso che sia molto difficile poter intervenire su questa strada. L'unica sarebbe mettergli un po' più di protezioni per evitare che qualcuno ci vada a finire dentro e basta, niente altro. Sai che poi sei venuto con noi, siamo venuti da San Marco e abbiamo dovuto fare una strada tutta dissestata senza asfaltatura, insomma abbastanza incredibile, no? Se vogliamo. Abbastanza incredibile, sì, abbiamo preso quella famosa che l'ex assessore nominato aveva messo a posto per trovare una soluzione alternativa alla chiusura della via San Marco sulla superstrada, è veramente penosa, ci è stato buttato un po' di catrame macinato, è stato messo qualche cartello di stop e basta, niente altro. È piena di buche. A un certo punto sembra di attraversare un guado, quindi veramente, veramente indicibile. Ecco, vedete tanto questa vegetazione che copre completamente... Il torrente, il fiume? Il torrente, hai ragione, questo è un torrente. Ma poi il bello, come si vede l'altra volta, dove sono stati fatti i lavori, che è stato allargato per evitare inondazioni e alluvioni più a valle, a un certo punto si restringe e c'è un tubo di uscita che blocca completamente il greto del torrente. Se viene veramente un nubifragio e quel tubo viene chiuso da tutta questa erba che c'è, sinceramente a monte viene fuori qualche problema. Qui sbuca un po' di acqua, ma c'è stato anche, adesso andiamo a vedere un'altra cosa, perché c'è stata anche una piccola frana andando più avanti. Ok. E qui infatti vedete che c'è stata una piccola frana, probabilmente dovuta, forse ci dice un residente, a un camion che portava il bitume.
è uscito di strada, sì, è uscito di strada qui e ha fatto questo danno. Adesso qui ci vorranno gli avvocati, i periti delle assicurazioni, la quantificazione del danno, l'autorizzazione al ripristino. Chi le deve pagare il camion questi? Deve pagare il camion. Il camion, l'assicurazione del camion. L'assicurazione del camion deve pagare questi danni qui, che poi è limitato, non ha fatto nessun danno perché l'asfalto non l'ha rotto, ha rotto soltanto il ciglio della strada che era completamente in terra, quindi... Però sai quanto ci vorrà mettere. Perché il camion non l'abbiano ripreso e è andato via. Ma è difficile. Difficile. Sicuramente qui ci è voluto qualche gruppo per tirarlo fuori. Vabbè. Non è un gran danno, però è così è pericolosa la strada. Ma veramente... potrebbe anticiparli poi. No, assolutamente. Non si può. No. Che se non bestemmiamo. Perché no, assolutamente non si può. Sicuramente sì. Allargato ci dice qua. Sì. Di questa quercia secolare, bella ragazzi. Questa ha una marea d'anni la pianta. Quindi insomma va tenuto così finché tutta questa procedura non viene. Sì, sì. Finché la procedura non è terminata non si può fare. Guarda la diga di Monte d'Oglio. Quanti anni è? Quanti ne sono adesso? 4-5 anni? Sì. Ancora ora si parla di iniziare a avere la autorizzazione. Sì, c'è anche un'inchiesta della magistratura, però era sequestrata. Vabbè. E quando c'è l'inchiesta della magistratura si sta freschi.